Quali sono le strade percorribili per poter abbattere questi cattivi odori, ridurre il più possibile? Innanzitutto possiamo rassicurare sul fatto che sono sicuramente molto fastidiosi, ma non sono pericolosi? Una cosa è certa, danno fastidio, sotto il punto di vista appunto del fastidio stesso, ma non sono nocivi, cioè, su questo mi sembra che ci siano stati già ampi chiarimenti. Giampaolo ha ricordato che alcune cose si stanno facendo. Io, per rispondere all'ascoltatore che ha fatto l'SMS, voglio ricordare appunto che c'è stato un mutamento negli ultimi anni che ha portato, come ha ricordato il direttore, a un innalzamento della lavorazione della parte del rifiuto, quella che emette odori poco gradevoli. E quindi questo mutamento c'è stato negli ultimi anni. Investire e intervenire tecnicamente per risolvere queste problematiche richiede tempo, richiede molto denaro, e quindi oggi stiamo lavorando su questo tema. Quindi l'innalzamento del rifiuto umido c'è stato, alcune accortezze tecniche già le abbiamo adottate. In questa fase, cioè questa primavera, sarà, diciamo, la stagione in cui il Cosmari farà il più grande, importante investimento proprio per supportare questi cambiamenti che ci sono stati. Sono ormai, questo è il quinto anno di raccolta differenziata porta a porta, abbiamo sempre superato sin da subito percentuali del 70%, appunto, quindi sempre percentuali molto alte. I cittadini, si parlava prima di quella targa, no? Dice, sì, ma è solo una semplice targa. I cittadini sono orgogliosi, io l'ho notato, insomma, di questa targa che ogni anno viene consegnata. E i prossimi comuni che saranno interessati al porta a porta, quali saranno? I prossimi comuni saranno Fiuminata e l'Alto Nera, abbiamo trattato facendo il progetto per Ussita e altri comuni, il resto abbiamo quasi completato.